Ciao, siamo gli alunni di quinta della scuola Otton Župančić. La nostra è una scuola della minoranza slovena in Italia. Tutte le materie vengono svolte in sloveno. Veniamo da Gorizia, una città al confine con la Slovenia, dove molta gente parla entrambe le lingue. In terzo abbiamo continuato il nostro corso di coding e informatica a scuola. Per legarci al programma di scienze e in base agli obiettivi dell'Agenda 2030, le maestre hanno deciso di parlare di ecologia. Prima di tutto abbiamo letto il libro Il mago del clima, scritto da Luca Novelli. Parlando con le maestre, abbiamo ragionato su quali giochi avremmo potuto inventare per trasmettere il messaggio dello scrittore anche agli altri bambini. La mamma di Leonardo, programmatrice di professione e aiutante esterna della scuola, ci ha aiutato a mettere in pratica le nostre idee. Come sempre, prima di programmare il gioco, abbiamo cercato di capire i meccanismi e i ruoli dei vari personaggi nell'algoritmo. A questo punto ci siamo divisi in gruppi e abbiamo iniziato a disegnare sfondi e sprite. Poi è stata la volta delle didascalie. Ovviamente abbiamo deciso di creare un gioco bilingue, italiano e sloveno. All'inizio del gioco abbiamo aggiunto uno storytelling, il cui il mago spiega ai giocatori i problemi principali dei cambiamenti climatici. I gruppi hanno dovuto scrivere anche le istruzioni dei vari giochi. Per rendere il gioco più fruibile, anche dai più piccoli abbiamo registrato tutte le didascalie. Divisi in gruppi, ci siamo messi al computer e abbiamo finalmente programmato il gioco con Scratch. Ma non è finita qui. Continuando il nostro progetto sull'ecologia, abbiamo conosciuto Greta Thunberg e ascoltato il suo discorso alla COP24. Il 15 marzo 2019 abbiamo preso parte alla manifestazione contro i cambiamenti climatici a Gorizia. Eravamo tra i più piccoli partecipanti, ma abbiamo dimostrato di crederci, di poter dire la nostra senza usare la violenza. Quindi, che cosa abbiamo imparato da tutto questo? Abbiamo imparato i comandi per sviluppare un videogioco, abbiamo ragionato sull'ecologia e abbiamo capito che anche noi piccoli possiamo fare qualcosa. E i nostri giocatori? Scopriranno i motivi dei cambiamenti climatici e i modi con i quali ognuno di noi può aiutare a rallentarli e si divertiranno con i tre giochi che abbiamo creato.